Sissini Movie all'ottava edizione. Che edizione sarà questa di quest'anno? Beh, è un'edizione diversa perché l'abbiamo sempre fatta in estate all'aperto e invece quest'anno siamo al Pala Congressi di Agrigento, quindi una versione alternativa a fine anno. Però una cosa è rimasta intatta, che è il livello dei cortometraggi presentati al festival, un livello altissimo. Sono oltre 500 le opere presentate, oltre 50 paesi in tutto il mondo, 11 paesi finalisti. Quindi sarà un festival pieno di opere straordinarie che parlano di tante tematiche importanti. È un vero festival del cinema che racconta non solo la settima arte, ma racconta tante sfaccettature, storie, tematiche. Si ride, si piange, si ci emoziona. La magia del cinema rappresentata in dei brevi film, perché poi di questo si tratta. Quindi in questi 8 anni lei ha assistito a una nuova evoluzione della qualità della cinematografia da parte dei cineasti che poi concorrono a questo premio. Assolutamente sì, perché poi negli 8 anni sono cambiate tante cose, sono cambiati i mezzi. La quale sono stati girati i cortometraggi, sono cambiate anche le nazioni. All'inizio siamo partiti con 20-30 nazioni rappresentanti, oggi siamo oltre 50, quindi. E poi ci sono le migliori opere al mondo, perché alcuni di questi sono finalisti a Cannes, Berlino, Toronto, Sundance, quindi i migliori festival al mondo. Ed è un grande motivo di orgoglio per noi averli finalisti al Sissini Movie, che premiamo poi con la Demetra d'Oro, quindi questa statuetta che è il simbolo del nostro festival. Sono quattro le categorie: cortometraggi, documentari, videoclip e corti di animazione. E sì, sicuramente negli anni è cambiato tanto, però il livello è sempre sempre più alto e il pubblico, devo dire che mi fa tantissimo piacere la partecipazione che c'è durante le serate del festival.